Antonio Fagotti, responsabile area marketing del Legnano Basket. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Grazie a voi per l'attenzione. Adesso lei è qui dopo una breve parentesi alla Fiorentina Basket, qui a Legnano. Spieghiamo un po' al grande pubblico quali sono un po' le priorità di questo lavoro. Allora, sì, oddio, breve parentesi, no, perché sono stati 3 anni, anche 3 anni molto belli. Ora sono qui con questo, diciamo, incarico abbastanza ampio che mi vede responsabile di tutta l'area aziendale per quanto riguarda Legnano Basket Knights, ovvero il marketing, l'organizzazione, poi insieme a Maurizio Basilico, che è il general manager, quindi responsabile dell'area tecnica, cerchiamo di essere vicini alla squadra e quindi cerco di coadiuvarlo per quello che può avere bisogno. Per quanto riguarda, a parte i compiti di avere un responsabile dell'area marketing, ma qual è proprio la priorità di questo lavoro? Allora, nel marketing poi, soprattutto nello sport, c'è questa confusione, no? Che si pensa dal marketing che arrivino direttamente le risorse. In realtà poi il marketing serve a passare al commerciale degli strumenti tali che consentono poi di andare a vendere il proprio prodotto. Noi abbiamo un prodotto, stiamo confezionando un prodotto che naturalmente non prescinde dal campo e quindi dai risultati. Sicuramente è un prodotto che deve essere un po' nuovo, all'avanguardia rispetto a quelli che erano i vecchi criteri di marketing. Quindi cerchiamo di dare a Legnano un prodotto giovane che possa soprattutto farlo interagire sia a livello delle aziende, sia a livello di attività commerciali o professionisti direttamente con la squadra. Il marketing diventa da oggi all'interno di una società sportiva, non solo di pallacanestro, un fattore molto importante. Secondo lei, quanto può incidere a livello di bilancio in una società? Ma è chiaro che diciamo che il marketing cura il prodotto la stessa percentuale di quanto il sorriso può essere importante per un attore comico. Noi vendiamo un prodotto che è particolare da comunicare e quindi parte tutto da un momento di passione, un momento ludico che però se non si trasforma in momento aziendale, in analisi aziendale, è solo una scintilla, perché il campo non può, per quanto sia importante, non può avere poi la responsabilità di arrivare anche a risultati economici. Quello è il nostro compito che attraverso un'organizzazione appunto aziendale cerchiamo di raggiungere. Da General Manager alla Fiorentina Basket, responsabile dell'area marketing del Legnano Basket, quali sono state le difficoltà nel passaggio tra questi due ruoli? Ma in realtà di difficoltà legate a Legnano non ce ne sono state. Diciamo che Legnano veniva da 2 anni difficoltosi a livello di gestione del main sponsor, cosa che invece quest'anno siamo riusciti a trovare un'azienda solida e seria che insieme al nostro connubio con Legnano si propone di essere una partnership vincente. Ripeto, di connotazioni difficoltose nella società di Legnano non ce n'è stata, anzi ho trovato delle figure che hanno, e di questo le ringrazio, naturalmente dal presidente, dal general manager Marco Tagliana e Maurizio Basilico, ma anche figure come Lorenzo Prandi, come Massimiliano Giudici, per fare alcuni nomi, e tutti gli altri di seguito mi hanno aiutato ad entrare velocemente, perché poi questo è stato richiesto. Dentro le dinamiche di una società che è famosa in tutta Italia per essere poi molto accogliente per chi viene da fuori, e così è stato anche per me. A domanda secca, a risposta secca, tra Legnano e Firenze, a livello di ambiente, una sostanziale differenza, una sola. La voglia di fare le cose bene, a Legnano senza ostacoli. Devo essere sincero, qui si rema tutti verso la stessa direzione. C'è un unico obiettivo, non ci sono simpatie o antipatie, si va dritti al punto per arrivare dritti al raggiungimento di un obiettivo. C'è una cultura dello sport, soprattutto una cultura del basket, che
che è un pochino più radicata rispetto a Firenze, mentre a Firenze diciamo che ci sono delle correnti più calciofile, più calciofile, ma delle correnti in tutti i settori trasversalmente. Quando c'è qualche realtà che emerge, ci deve essere soprattutto una critica ancora più acerrima per non farla emergere. Infatti i primi anni di Firenze sono stati soprattutto in consolidare questi primi tre anni di startup, sono stati soprattutto in consolidamento di realtà per la credibilità. Legnano aveva già una propria credibilità, una enorme credibilità che ha tuttora, è naturale che ora ci proponiamo di raggiungere e fare lo step successivo. Veniamo al basket giocato, lei è anche uomo di campo. Quest'anno sono state fatte delle scelte in base anche a un ridimensionamento del budget. Si è seguita ovviamente la linea verde, con giovani molto interessanti, con molti margini di crescita. Può essere una linea, diciamo un'arma un po' a doppio taglio, con molti giovani nel roster? Sì, sicuramente, ovviamente, quando si prendono dei giovani c'è un margine di criticità, di scommessa, per così dire, io non la chiamo scommessa, la chiamo più che altro una voglia di emergere che deve venire a galla. È vero che noi abbiamo molti giovani e per questo la scelta intelligente che del presidente, che del general manager Basilico è stata quella di affidare la squadra a una persona, a un coach, a un tecnico molto preparato e che sa navigare in acque anche burrascose. La società d'altro canto deve tenere il timone dritto, non impressionarsi o non, secondo me, farsi destabilizzare. Se dovesse arrivare qualche difficoltà più o meno tradotta in vittoria, quest'anno soprattutto all'inizio non bisogna ragionare in termini di vittoria o sconfitta, ma di come gioca la squadra, e quindi se tutto l'ambiente di Legnano riuscirà a essere vicino alla squadra, sicuramente sarà un aiuto che tutta la città riesce a dare alla società, tecnico e giocatori. Io la ringrazio e bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie. Grazie mille di nuovo. Grazie a te.